Ciao a tutti ragazzi, spero che stiate molto bene come al solito e benvenuti in questo nuovo video. L'auto che vi propongo oggi subirà una elaborazione piuttosto lunga, per cui prendete la birra che vi piace, mettetevi comodi perché questo sarà un video piuttosto lungo rispetto al normale. Sono in compagnia infatti di una Mercedes GLA 250 con cambio automatico. 250 significa 2000 turbo, 211 cavalli, ok? Molto molto bella, molto interessante, con un motore che gira sulle classe A, sulle CLA, sulle GLA, ecco, in questo caso, quindi comunque fa un po' di modelli della Mercedes. Oggi andremo a fare un'elaborazione stage 2 che si compone di scarico completo da cima a fondo, quindi vediamo anche il sound prima e dopo, aspirazione diretta con un kit dedicato, sempre che vi mostrerò tra poco, e ovviamente la mia mappatura stage 2 per cercare di arrivare a un livello un po' superiore rispetto a quello che si farebbe con uno stage 1. Quindi cominciamo col lancio originale, sentiamo il sound originale, poi l'auto passerà di là, facciamo gli interventi meccanici che vi farò vedere mano a mano, rifacciamo un test di potenza per vedere l'incremento dei soli componenti racing e sentire il sound, e poi parte anche l'elaborazione elettronica. Quindi cominciamo col lancio originale. Dal lancio originale possiamo notare una cosa importante. Vabbè, a parte i numeri che sono 194 cavalli, 349 Nm, guardate le curve di erogazione, coppia e potenza, va bene. A 3960 giri, quando praticamente la macchina raggiunge il picco di potenza massima, il motore smette completamente di spingere. Vedete come infatti la linea diventa totalmente piatto, addirittura scende lievemente. Questa qui sarà una cosa interessante su cui andare a lavorare dopo con la rimappatura. Allora adesso smontiamo la macchina da qui, passiamo al ponte per i lavori meccanici, non prima di sentire il sound. Starete dicendo, ma non fa un cazzo di rumore, ed è proprio vero, ma siamo qui per questo. Intanto che si raffredda, dato che è bollentissima, mi dedico allo smontaggio della centralina e al backup completo, insomma inizio a portarmi avanti per il file. Adesso la alziamo e vi faccio vedere lo scarico originale e cosa andremo a montare. Vediamo un attimo la linea di scarico originale. Questa qui presenta l'OPF, il filtro antiparticolato, che con lo scarico modificato andrà eliminato e quindi dovrò fare anche la soluzione software. Come scarico modificato abbiamo scelto Super Sprint e sarà un completo senza cut, con l'esclusione dell'OPF e con il terminale sportivo che terrà la linea originale del paraurti, ecco, non verrà modificata la linea estetica originale. Per quel che riguarda la centralina, eccola qui, parliamo di una Bosch Med 17.7.2 e sono già pronto a fare il backup, quindi la collego e inizio già a lavorare il file. La connessione alla centralina, come già immaginavate, avviene senza apertura della stessa, quindi dal pin out senza rischio di rompere niente. Allora, prima di procedere al montaggio, vediamo le differenze tra lo scarico originale e quello nuovo che andiamo a installare.
Alla sinistra vediamo l'originale, in questo caso il downpipe, il nuovo downpipe. Qui c'è un pezzo che andrà riutilizzato perché Super Sprint ha deciso così. Ok, abbiamo il pezzo centrale con OPF, vedete, in questo caso viene rimosso anche lui. Andando in fondo c'è questo piccolo silenziatore rimosso e arrivando giù in fondo alla coda abbiamo il posteriore originale e il posteriore nuovo sportivo, come vedete, con le due uscite per far sì che si adatti al paraurti originale. Ok, abbiamo terminato giusto ora l'installazione dello scarico, quindi downpipe anteriore, OPF off centrale, linea completa fino in fondo con il posteriore che mantiene la linea di scarico originale, la linea estetica ecco, originale. Adesso non ci resta altro che installare l'airbox completo e poi siamo pronti per fare l'elettronica. Per quanto riguarda l'aspirazione, abbiamo scelto un sistema MST Performance che andrà a sostituire l'intero blocco dell'airbox originale. Come vedete, si compone di tutti i componenti per il box nuovo assieme al filtro aria vero e proprio. Danno anche l'arbre magique, devo dire che profuma molto. Vabbè, magari non da così vicino. Ok, abbiamo finito anche di montare l'aspirazione, vedete l'airbox è sulla vettura, mi piace molto il look che dà al vano del motore, diventa molto più aggressivo, molto più sportivo e mi piace anche il prodotto come è strutturato. L'unica pecca, secondo me, è il fatto che la centralina non starà più nella collocazione originale, ma andrà sotto e quindi sarà necessario finire i test con la centralina volante e solo alla fine la andremo a reinserire sotto nella sua collocazione definitiva. Molto bene, tutto è pronto, l'auto sta scaldandosi ancora sul banco con i componenti racing installati. Adesso faremo il lancio con la centralina ancora originale, diciamo, per vedere l'effettivo incremento con i componenti che abbiamo appena montato. Dopodiché rismonto la centralina che è su montata bella volante aggressiva così, così posso poi scrivere la mappatura, fare i test necessari e poi, come ho già detto, la fisseremo in loco definitivamente. Tempo di scaldare e proviamo subito. Ok, vediamo come va con i componenti nuovi. Che roba ragazzi, non mi aspettavo tanto. Guardate che spettacolo solo con i componenti racing. Linea verde, 218 cavalli, quindi 24 di incremento e 362 Nm, quindi circa 13-14 Nm. Come curve, la linea nuova parte un pochino prima, c'è questo piccolo buco, ma durante le prove a volte c'era, a volte non c'era, quindi è solo questione di adattamento. Ma guardate agli alti come apre, da questa zona qui dove prima praticamente si sedeva completamente, adesso sì, mantiene un aspetto orizzontale la curva, però c'è molta più roba, davvero davvero spettacolare, non so che altro dire, sono molto contento. Adesso smonto la centralina e partiamo finalmente con l'elettronica Stage 2. Ok, direi che ci sono. Ho fatto e scritto la mappa sulla centralina, non mi resta che montarla e provarla. Sono davvero davvero curioso.
guardate che bello, semplicemente facendo più lanci sta migliorando la curva, vedete la linea arancione nuova? Fantastico. Molto bene, direi che ci siamo, il risultato è interessante. Ecco qua le nuove curve, quelle azzurre, abbiamo 248 cavalli, 411 Nm con un'erogazione decisamente più lineare e direi piena dall'inizio alla fine. Guardate la differenza tra come è entrata linea rossa e come va via linea azzurra, abbiamo sfiorato praticamente i 250 cavalli, questo con benzina 95 ottani normale, quindi sono davvero davvero contento. Quasi dimenticavo, essendo che non ha più il catalizzatore, il cliente ha voluto anche fargli attivare il bang per un tocco di sportività in più, quindi ve lo faccio sentire e poi la vado a provare. Ragazzi, sono davvero molto curioso di vedere come va e di sentire in auto come suona lo scarico. Mamma mia, tanta roba! Molto bene, molto molto bene. Ragazzi, devo dire che è veramente bella da guidare, più vai forte, più tira, è bella lineare, bella fluida. Il suono non è invadente come credevo fosse, visto che è parecchio dritto come scarico, invece è bello tondo ma non dà fastidio. Ultima cosa, il bang, ho preferito attivarlo da sopra i 4000 giri in poi, così che quando si vuole andare tranquilli non è invadente, non dà fastidio, e quando si vuole invece tirare si riesce ad avere il sound bello aggressivo del bang. Esatto, direi che sono contento, posso tornare alla base. Molto bene, siamo giunti alla fine di questo video, un po' più lungo del solito, ma a mio avviso molto molto interessante. Mi è piaciuto in particolare scoprire quanto rubava l'OPF su questa Mercedes in particolare. Avete visto infatti come semplicemente cambiando scarico e aspirazione siamo arrivati a dei risultati prestazionali già naturalmente superiori a quelli originali. Poi con il software che ho elaborato mi ha richiesto un po' di tempo per la messa a punto, però l'incremento è stato totale, quindi sono molto contento sia di come va su strada, il bang mi piace molto anche lo scarico perché non è così esagerato come mi aspettavo, infatti lo scarico è stato scelto così dal cliente con diciamo il downpipe dritto, senza catalizzatore, senza OPF, con solo il padellone finale, il silenziatore finale, che a mio avviso poteva risultare un po' estremo, invece devo dire che su strada è piacevole, non dà fastidio, non romba troppo e anche il suono che esce è bello tondo, non è slabrato, fastidioso, quindi sono molto contento. Io spero insomma che il video vi sia piaciuto, fatemelo sapere come al solito con un commento qua sotto, un bel pollicione verso l'alto e magari condividetelo con gli amici così che possano godere anche loro di queste elaborazioni così goliardiche insieme a me. Noi ci vediamo con il prossimo video, mi raccomando seguite sempre Power King Chip Tuning sui social, Instagram, qua su YouTube, su Facebook, chi più ne ha più ne metta, mettete like ai post, condivideteli con appunto i vostri amici, i vostri conoscenti, sperando che i vari algoritmi ci portino verso l'alto sempre di più. Ciao a tutti, buona serata.